Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta, canale 640 del Digitale Terrestre e siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook è il momento di dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Pierluigi Tisato, presidente del gruppo sportivo Veterani Veronesi. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie dell'invito. Allora Pierluigi, è un piacere averla in collegamento. Ecco, innanzitutto io andrei a spiegare velocemente un po' di storia del gruppo. Insomma, cos'è il gruppo sportivi Veterani Veronesi? Allora, è un'associazione nata il primo ottobre del 1922, perciò siamo entrati nell'anno del centenario. È nata da un gruppo di ex giocatori e dirigenti delle allora più acerrime nemiche, parliamo dell'Hellas Verona e della Bentegodi. Questi si sono uniti e hanno formato un'associazione per tenere aggregati gli ex giocatori, soprattutto in modo che continuassero a fare la loro attività pur non essendo attività agonistica ufficiale. Chiaro. Ecco, sabato avete iniziato, come dicevamo, le celebrazioni per i 100 anni del gruppo. Ecco, cosa significa per voi questo traguardo? È un traguardo importantissimo, considerando che noi siamo un'associazione che non fa attività propria, nel senso organizza, promuove, fa premiazioni, eccetera, perciò non ha una vita, diremo, diretta, lavora per gli altri. Perciò mantenere un'associazione a questo livello è sempre più difficile che non avere un gruppo sportivo normale. Certo. Ecco, lei invece è alla guida del gruppo da praticamente 20 anni, quindi insomma ne ha viste di tutti i colori, si potrebbe dire. Ecco, come si è evoluto il mondo dello sport in questi 20 anni? Il mondo dello sport è cambiato un po' anche per il fatto che adesso lo sport è più tecnologico, lavora più sulla finalità, mentre precedentemente lo sport era più un gioco, diremo, un'attrattiva per lavorare insieme, per diremo, conoscersi, per dividere le proprie responsabilità personali. Certo, ecco, e se invece dovessimo parlare del Covid, insomma, su come il Covid ha inciso sul mondo dello sport negli ultimi 2 anni, ecco, come da detto ai lavori, ecco, come l'ha vissuta? Direi che no, direttamente non siamo, come dicevo prima, interessati con l'attività sportiva. Attiva. Noi, come sapete, adesso ci proponiamo per organizzare manifestazioni, organizziamo il Trofeo Città di Verona giovanile e altre attività, soprattutto sociali, avendo la nostra attività rivolta verso gli anziani, verso gli ex, quelli che ormai non praticano più attivamente la loro attività, ma che si ritrovano presso la nostra sede in via Albere per passare una mezza giornata assieme, divertendoci, magari giocando alle carte o qualche altro sport, diremo, da tavolo. Certo. Ecco, tra l'altro sabato scorso avete presentato anche il libro 100 anni di passione sportiva, che tra l'altro abbiamo anche qui, un bel libro, bello corposo, ecco, sui 100 anni dell'attività. Ecco, cosa troviamo in questo libro? Allora, in questo libro troviamo soprattutto degli aneddoti che non sono di facile reperibilità, li conosciamo magari solo noi, perché abbiamo un archivio storico che abbiamo cercato di riportare in questo libro, che fra l'altro è stato curato dal giornalista sportivo Rodolfo Giurcevic, e abbiamo messo un po' del nostro per riuscire a reperire le attività che si facevano una volta e quelle che soprattutto si fanno attualmente, considerando che, come dicevo, la nostra attività
è soprattutto l'attività sociale adesso. Certo. Nell'organizzazione, come sempre mi ripeto, delle manifestazioni a livello giovanile, sia nel calcio che nel ciclismo. Certo. Ecco, visto che l'anno del centenario sarà l'anno prossimo, quindi il 2022, cosa prevedete per festeggiare a dovere, insomma, Covid permettendo, questo è ovvio? Sì, è chiaro. Abbiamo inserito nel nostro programma alcune attività particolari. Cerchiamo di fare, proporremo una borsa di studio per studenti, non abbiamo ancora individuato in quale categoria, se nelle medie, nelle superiori o addirittura all'università, ma per fare in modo che venga, diremo, proposto il titolo veterano sportivo. Certo, insomma, tante iniziative, vedremo, vi terremo, insomma, vi attenzioneremo l'anno prossimo, sicuramente avremo modo di risentirci. Pierluigi, io la ringrazio per essere stato mio ospite oggi e veramente auguri per questo traguardo e in bocca al lupo. Grazie, buona giornata, saluti a tutti quanti. Benissimo, allora buone feste. Grazie altrettanto. Allora adesso spazio alla nostra musica e noi torniamo tra poco con il nostro GR locale.